Benissimo, se volete accomodarvi, la parola la diamo per primo al professor Laniado, che il tema Expo lo conosce bene, perché prima si è occupato della valutazione ambientale strategica e adesso della via, quindi sicuramente l'intervento parte da un profondo conoscitore, non mancherà di concretezza e ovviamente di scientificità. Grazie. Sì, è dura, ma ci provo. No, io volevo riassumere brevemente quelle che sono le criticità, alcune delle criticità dell'Expo e alcune delle opportunità che secondo me occorre cogliere, ma per coglierle occorre muoversi, occorre sostanzialmente che il Comune, che noi spingiamo, siamo da stimolo al Comune per prendere posizione o per fare delle scelte. Questo è il sito di Expo. Lo vedete, è completamente circondato da infrastrutture. Quindi vedete che c'è l'autostrada A4 Milano-Torino, c'è la ferrovia in alto e poi c'è l'autostrada, dall'altra parte c'è l'autostrada Milano-Laghi. Quindi il sito è un sito che è circondato da queste infrastrutture, quindi molto accessibile, però anche molto infelice. Pensate per esempio se dovesse diventare un'area residenziale. Vedete anche che è circondato da aree industriali, c'è il carcere di Bollate e c'è l'ospedale Sacco in basso a destra. Il sito è quasi tutto a destinazione agricola, era quasi tutto a destinazione agricola prima dell'accordo di programma, ma erano terreni incolti nella grande maggioranza. E vedete che c'è dentro il centro meccanografico delle poste. Allora, prima osservazione, c'erano alternative, al di là di tutti i discorsi storici, sono terreni privati ovviamente, quindi c'è dietro agricoli, ma anche privati, che vuol dire avere fatto prima incetta, diciamo, di questi terreni, per sfruttare l'aumento di valore dovuto al tutto. C'è ovviamente l'accordo di programma che prevede una destinazione d'uso con un indice volumetrico che viene assegnato, però vedete, appunto, è una posizione che sembra adatta a funzioni pubbliche, probabilmente per l'accessibilità, sembra adatta a un parco, se volete, proprio per recuperare la struttura agricola, eccetera, eccetera, sembra decisamente meno adatta a residenze. È anche parecchio rumorosa, perché le fasce di rispetto, diciamo, di queste infrastrutture, comunque le aree interne, se doveste andare a cercare delle aree davvero silenziose, diciamo, poco rumorose, dovreste ridurre moltissimo la parte del sito che è edificabile. Ci sono state storicamente delle alternative, non so, cito l'ortomercato, che erano aree pubbliche, ma soprattutto c'è stata l'alternativa dell'Expo diffusa, che è una cosa che vive ancora, nel senso che possiamo ancora immaginare di fare una serie di attività, di iniziative, soprattutto di riqualificazione a verde, di recupero, e così via, in modo diffuso sul territorio, in modo da avere poi un evento che non sia tutto concentrato sul sito, ma si apra anche come eredità, diciamo, alla città, ad altro. Possiamo passare alla seconda. È terribile questo meccanismo per cui uno non governa le slide. Questa invece si vede cosa succede del sito sostanzialmente secondo i progetti attuali. Allora, questa è un'altra vista ovviamente del sito.
Il sito vero e proprio, diciamo, è di 750.000 metri quadrati, mentre l'accordo di programma, che comprende anche il loop esterno, la viabilità esterna, un pezzo dell'area della fiera che è funzionale, eccetera, è di 1.100.000 metri quadri. Vedete che sono previsti 20 milioni di visitatori. Siccome i visitatori poi alcuni entrano più volte, la previsione di ingressi è tra i 24 e i 29 milioni, ma se andate a vedere, quindi questo cosa significa? Nei sei mesi significa che ogni giorno ci si aspetta, poi sono le previsioni ovviamente, questo dipenderà anche dalla situazione economica, dalla contingenza, ma anche dal tipo di evento che si fa, sono previste 140.000 persone al giorno, 140.000 visite al giorno, e nei giorni di punta, che si tenterà di fare coincidere con i weekend, 250.000 visite. Vedete la provenienza di fianco, quindi vedete che insomma vengono un po' da tutto il mondo, secondo queste previsioni, anche se la maggior parte, in realtà una parte sostanziosa, viene da vicino, quindi si muove, che so, dalla Brianza, da zone vicine. Vedete l'articolazione sul sito, quelle che vedete lì segnate nel sito, indicate diciamo col loro nome, sono quelle che saranno le strutture permanenti. Quindi c'è un anfiteatro, per esempio, c'è la collina, vedete in basso a destra, c'è il Palazzo Italia, ci sono le serre e così via. Quindi ci sono una serie di strutture che resteranno in modo permanente, mentre tutto il resto dovrebbe essere soltanto provvisorio. Proviamo ad andare avanti. Ecco, questo è un elenco delle principali strutture permanenti. Le strutture permanenti pesano per quasi 200.000 metri quadrati sul sito. Poi c'è il verde, che anche questo è un verde permanente, che pesa però per 80.000 metri quadrati, ed è il verde perimetrale, quindi tutto intorno al sito, la collina che abbiamo visto prima, e gli altri agrosistemi alimentari. La collina è il sistema per il clima mediterraneo, e poi gli altri agrosistemi all'aperto, che pesano, come vedete, per circa 16.000 metri quadrati complessivi. E poi ci sono tutte le strutture provvisorie. Allora, qual è il problema sulle strutture provvisorie? Sono diciamo i padiglioni dei paesi, soprattutto le aree service, eccetera. Che queste strutture provvisorie avevano una destinazione che diceva soltanto i padiglioni dei paesi, ogni paese ha un padiglione, e soltanto una parte di questo è coperta. Un'altra parte consistente deve restare scoperta e deve essere adibita a verde, perché lì era dove praticamente c'era o l'orto o comunque la filiera, diciamo la parte iniziale della filiera agricola, che veniva messa in opera. Quindi era previsto che ci fossero degli spazi verdi, ma questi spazi verdi sono ovviamente distribuiti nei padiglioni. Andiamo avanti. Allora, cos'è il parco agroalimentare? Cioè, cosa può essere il parco agroalimentare in una situazione di questo tipo? Non so, ragioniamoci, cioè, perché le previsioni dell'accordo di programma parlano di un indice volumetrico sull'area di 0,52 metri quadrati su metro quadrato, e però in più aggiungono che c'è una superficie che è almeno pari a questa di attrezzature pubbliche.
di pubblico interesse. E poi ci sono almeno 30.000 metri quadrati di housing sociale. Quindi, vedete, quello 0,52 che dà luogo a quei 530 circa metri quadrati di superficie lorda pavimentabile, in realtà, diciamo, in realtà sono edifici di residenza o di uffici che tendenzialmente verranno costruiti se non si interviene o a limitarli o a cambiarne destinazione d'uso o a fare altre scelte. E lo strumento per fare questo sarà sicuramente il programma integrato di intervento che ci dovrà essere e che dovrà essere corredato da una VAS prima evidentemente che si possa dare il via a cosa succede nel post-expo sul sito. Nell'accordo di programma si parla di un parco tematico, non si parla di un parco agroalimentare. Sembra una sottigliezza, ma il parco tematico può essere qualunque cosa. Faccio un esempio, Gardaland è un parco tematico. Quindi non c'è nessuna garanzia, diciamo, del fatto che sia costruito o non costruito, che cosa ci sia dentro, eccetera, eccetera, e anche su questo credo ci si debba attivare. Il progetto del sito attualmente prevede degli spazi che potrebbero essere funzionali, ovviamente, al parco. Ci sono le serre, gli agrosistemi all'aperto, compresa la collina, e che rimarranno oltre l'evento perché sono permanenti e quindi sono più di 100.000 metri quadrati complessivamente, anche se 28.000 le serre sono coperti ovviamente. E poi bisognerà vedere cosa faranno i padiglioni dei paesi, cioè anche qui bisogna capire se si riesce a ripristinare l'idea che i paesi dovrebbero coltivare in qualche modo, fare qualcosa di verde nei loro spazi verdi. Tutte le strutture provvisorie, per quanto riguarda, cioè, quello che c'è sulla versione attuale del progetto, è che tutte le strutture provvisorie verranno eliminate, quindi verranno dismesse alla fine, quindi tutti i padiglioni dei paesi, le aree service, eccetera, verranno dismesse alla fine dell'Expo e verrà restituito un terreno libero da edificazione, ma anche da pavimentazione, cioè il terreno verrà restituito scorticato, si dice così. Ovviamente lì si aprirà nel programma di intervento la discussione su dove localizzare gli indici volumetrici, che destinazione dargli, quanto farne davvero e cosa fare del parco. Però ovviamente tutta questa parte non è un'eredità, cioè lì viene lasciato un terreno scorticato e ci saranno dei costi evidentemente, ci saranno dei progetti da fare per capire intorno a quel poco, a quello che resta, se si può costruire un parco, eccetera. Possiamo andare avanti? Vado molto più veloce perché mi sembra che...